in Valsabbia, Roè Volciano, per parlare della riforma costituzionale e del referendum, la riforma che è stata approvata in Parlamento e che adesso, al 4 dicembre, sarà sottoposta al giudizio dei cittadini. Siccome è una riforma di grande respiro, una riforma appunto della Costituzione che mira a cambiare un po' l'assetto istituzionale del nostro paese, a snellirlo, a renderlo europeo, a consentire alla politica di essere più vicina ai cittadini, è importante che le persone sappiano che cosa andranno a votare, quindi è importante l'informazione proprio sul referendum. E stasera siamo qui a fare questo, a parlare con i cittadini per raccontare quali sono i contenuti della riforma, per raccontare perché è meglio per il nostro paese avere un Senato che si occupa delle autonomie e una Camera che dà la fiducia al governo, perché è importante per il nostro paese ridurre i costi della politica, perché è importante per il nostro paese avere un Parlamento che è in grado di fare delle leggi in tempi più veloci e più stretti, perché in altre parole è importante per il nostro paese in questo momento avere un assetto delle istituzioni molto più stabile e più sicuro di quello che adesso ha. Siamo in un momento molto importante sia per il nostro paese ma anche per il mondo in generale. Vediamo bene quello che sta succedendo in America con le elezioni, quello che è successo in Europa con la Brexit, quello che ci consegnano tante cronache dei paesi del Medio Oriente, in Siria, le varie guerre del mondo. Ecco, è importante avere un occhio a casa nostra, cioè a quello che succede in casa nostra, ma tenendo guardato quelli che sono gli scenari nel resto del mondo. Ecco, noi crediamo che dire sì al referendum e consentire al nostro paese di cambiare in questo momento storico così difficile per tutti sia la risposta per consentire al nostro paese di tornare protagonista non solo a casa propria, non solo nelle scelte di cui ciascun cittadino e ciascuno di noi sente il bisogno, ma anche sulla scena internazionale. Grazie per essere qui presenti, Luciano. E un percorso di un comitato come PD della Valsabbia lo facciamo con tutti. Lo Stato, lo sappiamo tutti, quanti tentativi sono stati fatti, che si era fatta tra D'Alema e Berlusconi. E questa volta arriviamo alla seconda parte della Costituzione, da parte del governo. Segniamo noi e pensiamo che una modifica della Carta Costituzionale per rendere lo Stato più il funzionamento dello Stato più dati. E come me, come noi del Dibattito, che siamo in queste occasioni. Il Parlamento è stata approvata in modo relativo, cioè di solito il governo e il Parlamento, una legge approvata nello specifico, chiedono il referendum perché i cittadini, cioè il Parlamento, l'impianto di riforma costituzionale, dopo 6 letture, 3 alla Camera e 3 al Senato, sul testo che il governo ha.